i fratelli di Massimo erano di via Negrelli, è vero? Esatto. E io sono di Piazza Redi, quindi la via tua è una delle quattro vie che entra in Piazza Redi. Sì, e io mi ricordo, quanti erano le persone che correvano? Cinque, secondo me, io me li ricordo, Mancini, i fratelli di Massimo. Sì, sì. C'era Bartolucci, dico bene, con quei pantaloncini, sì, io sì, vi sì, ricordo, ma poi erano veramente i podisti una volta, sì, ed erano pochissimi. Posso dire che è ormai un punto di riferimento della città, che insieme a Claudia gestisce il centro Yoga Rasa, frequentatissimo. Entrare da lui è entrare, come dire, in un mondo diverso, non lo so, c'è un'atmosfera particolare. In un testo antico si dice lo yoga è l'arte di vivere con abilità. Questa è una frase che io amo tantissimo, tra l'altro, perché... E allora ho detto, bene, è una sfida, un bellissimo strumento. Infatti, ecco, di fronte a questo schermo possiamo parlare con persone, non so, amici in Germania che partecipano, certo, che magari non avremo mai coinvolto in queste esperienze. E vi dirò, in tutta sincerità, è stata per me una bella fase di riposo, di purificazione, io direi, anche in questo caso qui. E anche se, ecco, io direi forse un'immagine simbolo essenziale di questa esperienza e di questa pandemia, per me è collegata allo yoga e il respiro, la respirazione. E sono sincero che quando mi trovo lì a dire alle persone adesso respirate profondamente, dentro sentivo un moto insomma di ansia e anche di angoscia. Io dico qui respirate profondamente, quando c'è tanta gente che non riesce a respirare e sta morendo per il respiro. Ho riflettuto sull'idea che in effetti nel nostro correre, nel nostro affanno, siamo veramente soffocati le cose da fare, degli oggetti, dalla materia. Questo fermarsi è un momento, è stato obbligato, un momento di valutare anche tutto questo aspetto. E anche, so, tutte le stratificazioni anche a casa, rimettere a posto, i libri da leggerla, il silenzio ad esempio. Questo silenzio che è apparso, poi abbiamo la vicinanza della statale, dove c'è il borgo ritmo della città, questo rumore di pancia cittadina, questo rumore di fondo che improvvisamente è scomparso. Questo silenzio così, tra l'altro, estremamente piacevole, che a me, tutta sincerità, ha favorito anche degli ottimi sonni, perché dormire è una condizione essenziale. E tra l'altro i sogni, ricchi di sogni, infatti abbiamo indagato con tutte le persone che venivamo in contatto, c'è stata una ricchezza di sogni, ma di purificanti, perché sono venuti fuori i sogni, almeno per personalmente, proprio i sedimenti della giovinezza, dell'infanzia, delle persone che a cui non neanche ricordavi più l'esistenza. Insomma, tutta una serie di emozioni estremamente interessanti. Chiaramente direi un po' il doppio binario di cogliere attorno a sé questa sensazione di ansia e diciamo di paura che ha sovrastato un po' tutto questo periodo. Però ecco, come si diceva prima, ho approfittato di alcune fughe così non autorizzate, così, ma tutto igienizzato e coperto, riscoprendo addirittura, ecco, che le cose di tutti i giorni, del quotidiano, ecco, il sentierino che c'è sul lungo foglia che costeggia il parco e la stazione, ti appare improvvisamente dopo un mese che non esci, come la foresta amazzonica o non so, le Alpi, cioè, questa natura, gli uccellini, tu, guarda, ma qui sono passato migliaia di volte eppure è tutto, non l'avevi mai sentito, non l'avevo colto. È il cibo, ad esempio, per me i momenti così, come dico sempre, anche le feste, quelle canoniche tradizionali, sono momenti invece dove io approfitto, purificazione, digiuno, pratica di purificazione dello yoga, sono momenti per me splendidi, ottimi, insomma, scoprire anche cose anche divertenti, non so, il lievito che non si trova più, la farina che era scomparsa, cioè, beh,
riflettendo che almeno noi italiani, almeno ci siamo buttati su questo, so, pensavo, vedendo gli americani che invece andavano a comprare più armi, noi abbiamo comprato più pasta, più farina. Fortuna che ancora ci distinguiamo. Sì, insomma. Però è stata buffa questa cosa. Sì, una serie di sfaccettature veramente, veramente interessanti su cui riflettere. Veramente è cose nuove in effetti, perché ad esempio, insomma, abbiamo il nostro piccolo fazzolettino di terra davanti casa, ecco, almeno quest'anno abbiamo visto una natura più viva. Insomma, riflettiamo questo fatto come se la natura avesse colto, così in mie riflessioni, avesse colto, non so, gli uomini che si sono ritratti, gli esseri umani che sono ritratti, e dice: bene, ci siamo noi. Abbiamo fioriture di rose, abbiamo avuto un periodo anche un riccio addirittura, che ha abitato un po' e poi è scomparso. E riflettevo su una frase di Voltaire che diceva: ogni mattina prendo il coraggio, qualcosa di questo genere, eseguo questo atto di coraggio, quello di essere ottimista. In ogni caso, sì, sono ottimista, però sono anche realista, insomma, non penso a questi grandi discorsi dopo saremo migliori, saremo più bravi, più buoni e così via. Bah, penso che quel circo, vi dico così, è stato fermato e comincerà tra l'altro a rimuoversi, forse anche con una maggiore frenesia, forse con maggiore ansia tra l'altro e così via. E tanto è così, insomma, le esperienze le coglie chi è nella ricettività, se sei ricettivo sai cogliere, puoi avere anche una memoria tra l'altro per ricordare tutto questo, diventa ricchezza depositata, io dico, interiore, altrimenti per la maggior parte delle persone penso sia stata veramente la forzatura, l'obbligo di fermarsi. Ecco, colto anche, nonostante la mia, diciamo così, il mio allenamento, il mio addestramento all'idea della stabilità, della quiete, del raccoglimento, anche così con la lunga pratica dello yoga, che in effetti la difficoltà poi, ecco, di, ecco, magari di cominciare a essere irrequieti, riuscire, insomma, la limitazione della libertà e così via. Questo essere attaccati a questo biberon tecnologico, questo capezzolo tecnologico che sei lì, tra l'altro, e sembra che senza lo strumento non riesci tra l'altro a vivere. Però, ecco, ammetto, insomma, è stata un'autoriflessione, diciamo così, un'autoconsiderazione, di beh, insomma, la tecnologia c'è, e quindi c'è, tra l'altro, ha la sua funzione d'essere. E diventa tra l'altro uno strumento veramente è utile, perché ci siamo accorti comunque con i contatti quotidiani, e attrezzando poi il set a casa, perché dalle sei risposte il tavolo, sposti il divano, risposte il divano, risposte il tavolo, avanti e indietro, insomma, infatti pensavo di mettere rotelline mobili, insomma, di attrezzare queste, insomma, comunque di avere il contatto con persone che in effetti a casa poi sono state sole. Sì, certo. State sole, senza nessuna relazione. Infatti abbiamo creato a un certo punto il famoso condominio dello yoga. L'abbiamo chiamato in questo modo. Ciao condominio, abbiamo cominciato a creare una sorta di comunità. Poi c'è nata l'idea di lanciare un fiore al giorno, fino quando non finisce l'epidemia o l'emergenza, una cosa di questo genere qua. Cioè abbiamo postato ogni giorno la foto di un fiore con una frase di riflessione presa da un po' da tutte le tradizioni. E questo poi mi sono accorto che tante persone che amano i fiori ci hanno mandato fiori, foto di fiori di qualunque genere, di qualunque tipo, partecipando a... Infatti avevamo deciso in questo periodo, sì, finita l'emergenza, un fiore al giorno e basta. Ritorno a questo aspetto del respiro, questa cosa del respiro per me veramente proprio riassume un po' tutto questo periodo, respirare, l'aria, il correre, il camminare. Poi nello yoga il respiro è uno degli aspetti fondamentali della pratica yogica, anche della pratica meditativa e così via. Grazie. Grazie a voi e a presto.